Ciao ragazzi, da Sampa Tata Trek qua su Spin Tires Mudrunner. Vi ho fatto anche la sigla. Allora, abbiamo questo gameplay che è successo. Allora, off the camera, io cosa ho fatto? Un casino. Allora, volevo provare questo percorso qua, che tra l'altro era una scorciatoia, ma è successo un danno. Quindi, io che ho fatto? Mi sono ribaltato e mi sono incastrato con questo camion qua, che adesso andiamo a vedercelo. Vedete? Mi sono incastrato in mezzo agli alberi. Non mi sono ribaltato per fortuna, ma ero messo male. Allora, ho preso l'altro C375 che ho sbloccato e l'ho messo, l'ho caricato, portato qua anche alla stazione dei tronchi. E praticamente che ho fatto? Adesso abbiamo ricreato un altro percorso più grande, più lungo. E quindi proviamo. Se non funziona questo, partiamo subito. Bando alle ciance, ciancio alle bande. Se non funziona questo, bisogna. Penso che dovremmo portare solo carichi di legname corto. Poi iniziamo subito col guado, è vero? Già si inizia bene. Vai, vai. Già si inizia nel miglior dei modi, ragazzi. Allora, qua non abbiamo per nessuno noi, eh. Non me ne può fregare di meno. Non me ne può fregare di meno. Dai, dai. Ma dovrei addirittura avere anche la ruota di scorta io. Mi pare. Ok, qua era meglio se andavo a destra subito. Nessun problema, c'è solo un sasso. Spero che non mi faccia danni. No. Ok, proviamo questa strada. Speriamo di avere più fortuna. E ordunque automatico, magari dovrei riuscire ad andare su con la ridotta, che cavolo so io. Sì, con la ridotta, l'ho detto giusto. Vediamo. Ok, sono riuscito a metterla, ragazzi. Diamoci di ridotta. Wow! Gira, 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 gira. Ci sono già i sassi qua. Ma è questa qua la strada? Sì. Ragazzi, ma come cavolo faccio? Cioè, no, ma dai, non mi sono neanche. Non ho neanche iniziato, già sono. Vediamo la prima, perché questo qua so già che mi cambia. Oh, è tutto attivato. Dai, finché ci sono gli alberi li sfruttiamo. Boh, neanche con gli alberi va. No, non ci credo, ragazzi. Non ci credo. Non ci credo. Brutta situazione qua, eh. Questa è una brutta situazione. E se provassi ad andare su di qua? No, ancora peggio. Insomma. Mi sembra strano che un. Cioè. Forse devo prenderla in corsa? No, 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 fammi mettere in automatico. Ma che rincorsa vuoi che prenda io? Cioè. Onestamente, tanto questo qua scivola appena. Che bello! Che bello! Non ce la farò mai! Eh sì. Ma che cavolo è successo? Cosa ho fatto? Scuola guida, che cavolo ho fatto? Ricevi. Ma chi è impatto con cosa? E cos'è impattato? Ragazzi, avete. No. Cioè. Oh. Cioè, io. Ma che cavolo è successo?
Motore fuori uso, ma se sono andato un po' indietro per andare in corsa, non c'è neanche un albero dietro, non ho fatto nessun. Ah, no, invece ho fatto un danno qua col rimorchio. Aspetta, intanto mi ha dato anche l'obiettivo visuale del pifero. Che cavolo è successo? Fatemi vedere, non trovo più la visuale. Non trovo più la visuale, vediamo un po' se riusciamo a capire che caspiterina è successo. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' se cosa, se qua, allora, mannaggia, io non so che caspiterina è successo, eccolo, forse da qua si capisce, un attimo, vediamo un po', allora, visuale, devo, no, sono capace, là. Allora, come si evince da questa immagine? Forse il rimorchio ha sbragato via. Buh. Qualcosa. È successo qualcosa con il rimorchio, insomma. Va bene, noi abbiamo comunque la ruota di scarico. No, la ruota di scarico, la ruota di scorta. Au! Bene, possiamo metterlo in moto. Sentite come. Adesso come scoppietta, eh. Occhio, eh. Guarda, 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 perfetto, ma io non mi arrendo. Col camion scassato. No, proprio non so che cavolo, cioè, boh. Non ho la più pallida idea di. Beh, sentite ragazzi, questo qua si può anche spaccare di nuovo, a me non me ne frega un pifero. Lo metto in parte. Allora, facciamo così. Dai che ci ribaltiamo. Olè! Allora, benissimo. Allora, siamo, no, bene di più. Ah, che bello. Perfetto, perfetto. Mi piace queste situazioni caotiche che non si capisce un tubo. Allora, potremmo fare una cosa di sto genere qua. Allora, C7, quest'altro babbeo qua. Sì. Allora, facciamo così, riportiamolo all'officina. Sì. Ok, allora, or dunque, non disponibile, rimorchio officina, parte accessoria, toglimi via carro del legname, parte accessoria, ah, devo tirare via la ruota di scorta, sì, parte accessoria, sì, adesso ve lo spiego io come fare qua. Andiamo qua da questo. Sinistra o destra? Destra? Oh, ah no, lui mi segna l'ultimo. E va bene, dai. Ok. Andiamo da lui qua. Allora, purtroppo ragazzi, non era il mio obiettivo questo qua. Il mio obiettivo addirittura era portare entrambo i carichi alla cosa lì, alla. Va bene, avete capito, dai. Ah no, ma qua non serve né trazione né blocco. Adesso ragazzi, cioè, a male estremi, estremi rimedi. Allora, cambiamo camion. Cambia camion, usiamo il K700. Stacca il rimorchio. Ragazzi, qua purtroppo qua va così. Anzi, no, K700 lo riportiamo in the officine. Ok. Ok,
caricatore, rimorchio, utility cart. Dobbiamo per forza prenderci questo. Niente da fare. Mali estremi, estremi rimedi, 3 punti corti qua. E adesso torniamo dal nostro C385.000. Ci agganciamo l'utility car, così nel caso di malanni arriva. Che cavolo è successo? No, 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 fermi, fermi, fermi. Dobbiamo andare indietro, ma bene però. Ok, vediamo se così va bene. Aggancia vericello. Sì. Ma no, si è agganciato. No, il vericello. Ok, vediamo se così lo prende. Di nuovo. No. Tu me lo devi agganciare però questo. Perché qua c'è il carburante. Tu c'è il carburante, questo è molto utile. Cioè no, l'ho portato qua per niente. Questo qua. Però tu ti devi agganciare, eh? Va bene, proviamoci. Vabbè, ragazzi, allora facciamo così. Io mi fermo qua perché è un po' un casino adesso rimpostare tutto. Vado a riprendermi off the camera il cassone lì col. Va bene, avete capito, col K700 andrò là. E così resterò meglio. Va bene, ragazzi, io come sempre vi ringrazio. Come sempre, iscrivetevi se volete, commentate, scrivete. Lasciate un bel mi piace al video se vi è piaciuto, purtroppo a me no. E come sempre io vi ringrazio, vi saluto, ciao ragazzi, sono 3, bye bye bye.